Taglio del nastro per il nuovo impianto dei campi da padel, cielo aperto nella pista polivalente in zona Lida a Fano, un'area fitness di circa 1000 metri quadrati. I tre nuovi campi, lunghi 20 e larghi 10 metri, saranno dedicati agli appassionati di questo sport e non solo, molto di voga nelle grandi città. Si tratta di una nuova forma di tennis che si gioca con racchette forate. I nuovi campi sono stati istituiti dalla collaborazione con Alma Juventus Fano e l'associazione Now Padel, che gestirà la struttura, primi in provincia a portare questo tipo di sport. Il padel è uno sport che sta esplodendo ora in Italia ed è già molto conosciuto a livello internazionale, soprattutto in Spagna. È un derivato del tennis, possiamo dire al pari del beach tennis, del badminton e dello squash, e è un campo di tennis con dei vetri intorno, perimetrali, e il vantaggio rispetto al tennis è che è un po' più facile a livello amatoriale perché i vetri consentono una giocabilità maggiore. Per accedere alla struttura chiaramente si può venire qua in loco, quindi siamo di fronte al Lido 3 nella passeggiata Viale Simonetti di Fano, e poi abbiamo i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, a breve anche TikTok per i più giovani, e chiaramente c'è un numero di telefono che si può trovare facendo una semplice ricerca su Google. All'inaugurazione presenti il sindaco e l'assessore Del Bianco, che hanno di fatto inaugurato i tre campi panoramici con una prima prova dimostrativa. Questa è una trasformazione urbanistica vera e propria, come amministrazione ci abbiamo creduto da subito. Non è solo padel, ma è anche polisportiva, perché sono coinvolti tantissimi ragazzi, c'è uno staff davvero giovane e intraprendente che ha saputo ideare una cosa nuova, innovativa, anche alla luce del nuovo ponte del Lido. Questa è una zona davvero riqualificata che dà spazio a uno sport di cui si sente tanto parlare e la città di Fano è molto curiosa anche di conoscerlo. Le prove in campo sono proseguite anche per i presenti all'inaugurazione con i maestri del club. Il nuovo impianto è dotato anche di una zona fitness dove saranno organizzate attività di yoga, calisthenics, pilates e personal training.